Questa è la prima volta per me, sono all'interno di un set green. Benvenuti! In questo video vi porteremo a scoprire come il film Un Oggi alla Volta, diretto da Nicola Conversa, ha abbracciato la causa dell'ecosostenibilità nella meravigliosa cornice della provincia di Trento. Nel mondo del cinema sappiamo che ogni pellicola può avere un impatto ambientale significativo ed è per questo motivo che abbiamo deciso di unire la nostra passione per l'arte cinematografica con l'impegno per l'ambiente. Il set green è la prima volta che lo vivo e devo dire che l'idea non mi dispiace affatto. È interessante il fatto che il film abbia un'ottica green. Ho apprezzato molto che ci sia un occhio a rispetto delle questioni ambientali. Ma prima di entrare nei dettagli, cosa significa una produzione ecosostenibile? Significa che ogni fase della creazione del film è stata progettata in chiave green, con l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, i rifiuti e lo spreco di energia. Abbiamo abbandonato le stoviglie e le posate usa e getta, optando invece per quelle riutilizzabili. Inoltre, la raccolta differenziata è stata fondamentale per la corretta gestione dei rifiuti sul set. Vivere in un set green è bello perché è un po' come sentirsi a casa, partendo proprio dalla differenziata, no? Che tu sai che quello va lì, quello va di là. Lavorare su un set green per me è stata una soddisfazione perché finalmente non vedevo più tutte quelle bottigliette di plastica continue. Ogni membro della troupe ha ricevuto una borraccia personale e ciò ha consentito di ridurre drasticamente l'uso della plastica sul set. Questa borraccetta, One More Picture, che viene data a tutti ed è un grandissimo aiuto per non disseminare qua e là bottigliette di plastica, mezze vuote, mezze piene, che insomma è uno spreco sia per la plastica che per l'acqua, per tutto. Abbiamo fatto anche delle scelte ecologiche su tutti i materiali utilizzati. Infatti tutti i documenti necessari, le comunicazioni giornaliere, i copioni, i fogli di edizione sono stati fatti interamente nel formato digitale, riducendo così l'uso della carta. È stato sorprendente, per esempio non c'era carta, anche i copioni noi li avevamo o li studiavamo prima o li avevamo sui cellulari, visto che si può sui tablet, quindi in realtà né carta né plastica. Per le pause pranzo della troupe abbiamo scelto di affidarci ai servizi di ristorazione locali, riducendo gli sprechi, i rifiuti ed eliminando i trasporti dei pasti. Il famoso cestino da set cinematografico che ti consegnano al momento del pranzo, in questo set non c'è. Abbiamo selezionato strutture certificate per il soggiorno della nostra troupe, garantendo alti standard per la sostenibilità ambientale. Per ridurre le emissioni inquinanti abbiamo scelto per i trasporti soltanto veicoli Euro 5 e Euro 6. I costumi e le scenografie utilizzate nel film sono state in parte noleggiate o concesse temporaneamente da società partner del progetto. Parte del materiale scenografico acquistato, infine, è stato donato ad enti locali per il loro riutilizzo. Per quanto riguarda l'energia, abbiamo privilegiato l'uso delle luci a LED, riducendo così il consumo e risparmiando risorse preziose. Queste iniziative non solo hanno contribuito a preservare l'ambiente, ma ci hanno anche portato a un notevole risparmio economico. Crediamo che il comune impegno a rispettare l'ambiente sia la prova che un mondo migliore è possibile, oltre che necessario, e che possa ispirare altri professionisti e altre produzioni cinematografiche, al fine di costruire tutti insieme un futuro ecosostenibile. Io incoraggio le produzioni a fare piccole scelte di questo tipo, perché sembra una piccola scelta, ma in realtà non lo è. Si comincia da queste cose, si comincia. Anche se magari costa un po' di fatica in più, ma è obbligatorio. E lo si fa tutti insieme per un bene comune. Fa parte di un cambiamento importante per tutti noi e questa regione, insomma, ci sta dando l'esempio giusto per continuare poi a farlo. Speriamo che sempre più persone, sempre più set, ma sempre più persone in generale capiscano l'importanza di questo discorso e applichino un po', diciamo, questo comportamento nei confronti del mondo ogni giorno.